Ne è passato di tempo dall'ultima volta che una pagani era stata a Vairano. Anni, molti anni. Da guardare era unica, da guidare un po' meno. Oggi è un'altra storia e lo conferma il cronometro. Orazio merita di vederla in anteprima. Record. Ha rifilato quasi un secondo alla 911 GT2 RS, regina da oltre 2 anni. Beh, essendo un po' un porscista, mi tocca un po' che abbiamo migliorato il tempo della Porsche. Cioè... Se l'Arte avesse le ruote, sarebbe una Pagani. Ma qui c'è anche funzione, e lo ha dimostrato in un minuto, 7 secondi e 681 millesimi. Comunque, se la macchina nella pista la guidavi tu, forse se mettiamo un pilota serio, magari andiamo un po' più forte, no? 1.07 l'ha fatto Fugazza. E con lei, con la Huayra, inauguriamo il Vairano Ring Pro. Un giro più lungo, un curvone infinito, per dare senso al V12 e all'aerodinamica. Il verdetto? 1 minuto 20 secondi 707 millesimi. Sfidanti cercansi. Per esempio la SF90 stradale. Nella mitologia sudamericana Huayra Tata è il dio delle brezze e degli uragani. Da quegli stessi luoghi arriva il suo creatore Orazio Pagani, che negli anni 80, da uno sperduto paesino nel cuore della Pampa argentina, si è trasferito a San Cesario sul Panaro e dopo Maranello e Sant'Agata l'ha resa il terzo polo del motorismo emiliano. Pura Motor Valley. Da ragazzo mia mamma mi diceva che avevo forse 14-15 anni, quando le dicevo mamma, io andrò a Modena a disegnare e costruire le mie macchine. Io iniziai Lamborghini nell'83 come un operaio di terzo livello. Durante tutti questi anni, dall'83 al 1991, quando arrivò la guerra del Golfo, era tutto focalizzato sulla Lamborghini. La guerra del Golfo è stato un momento difficile, però in quel momento lì, estremamente difficile e estremamente critico per il mondo delle supercar, lì mi sono detto: questo è il momento per partire con il progetto della mia macchina. Le sue non sono supercar, sono hypercar. Un universo a parte popolato da nomi come Bugatti e Koenigsegg. Curve contro curve, over design, qui tutto è spinto all'eccesso. Sembra quasi di stare dentro un cronografo. La chiave? Più che altro un monile. Un bambino ci giocherebbe un giorno intero. Gli specchi ricordano gli occhi di una donna. Di una donna, non i miei. Appariscente e sfarzosa, l'anima latina della Huayra traspare. D'altra parte l'ha disegnata Orazio stesso. La macchina ti deve dare una lettura unica, come fosse un pezzo scolpito da un blocco di marmo, ok, da pietra. Perciò il designer deve lavorare in ogni singolo componente. Una Huayra potrebbe stare al MoMA e dell'arte al prezzo, quasi 4 milioni di euro. Probabilmente le nostre macchine sono quelle più inutili del pianeta, no? Detto questo, abbiamo visto, se uno guarda il registro delle sonda e vede che una macchina che ai tempi costava 500.000 euro e oggi ne costa 5-6 milioni, la sonda Barchetta HP è stata venduta a 14 milioni di euro, cioè se la gente compra questo, evidentemente lo compra anche perché è un investimento. Arte in versione estrema, tanto più questa Roadster BC, dove le due lettere sono un omaggio a Benny Caiola, newyorkese di origini italiane, collezionista di automobili. 20 anni fa è stato il primo acquirente di una Pagani. 12 cilindri, 6 litri, più di 800 cavalli. È un motore AMG realizzato su specifiche di Orazio. Sospensioni push-rod e poi quella che è una vera e propria firma, i 4 scarichi.
La latinità vera la scopri quando metti giù tutto. Cavalli che tentano di sovvertire la fisica e una colonna sonora pazzesca. Le note dello scarico, l'aria in aspirazione, le turbine, una sinfonia vera. La musica è matematica, si sa, e allora eccovi un paio di numeri, 3,7 secondi sullo 0-100 e meno di 20 per arrivare a 300. Il V12 di origine MG è brutale. Per una sportiva di razza 6.300 giri sono pochi, ma lamentarsi è impossibile. Ognuno di loro ha un senso, pieno, forte, travolgente. Oltre ai 4.000, la spinta degli 800 cavalli è infernale. Ecco, cosa distingue un motore AMG da un motore Pagani? È un motore interamente nostro, è la prima volta che lo fanno per una ditta indipendente. Hanno detto, siete sufficientemente grandi, avete dimostrato serietà ed è giusto che un motore che nasce secondo tutte le vostre specifiche, addirittura il design, loro hanno fatto tutta la parte tecnica, ma il design del motore, tutto quello che è visibile dal motore, è stato fatto dal nostro team qui, la parte elettronica, perciò c'è molto dei Pagani all'interno di questo motore. L'elemento più originale è di sicuro il carbo titanio. Anche questa è un'invenzione di Orazio e prevede l'aggiunta di sottili fili di titanio alla trama della classica fibra di carbonio. Un modo per regalare ulteriore rigidità senza perdere nulla in leggerezza. Sulle bilance del nostro centro prove appena 1498 kg. Che in sé il titanio non ha caratteristiche migliori in assoluto per quanto riguarda in confronto al carbonio, sì per tenere legata la struttura, è un materiale che ha un'enorme resistenza all'impatto. E nell'ottica della leggerezza si spiega anche il cambio della X-Track, marchio racing che si ritrova sulle vetture di Le Mans, un robotizzato a singola frizione, soluzione ormai datata, ma rispetto a un doppia frizione pesa molto meno. In effetti la leggerezza è la caratteristica più spiccata della Huayra. Ti viene incontro subito appena cominci a guidarla ed è ciò che più la rende diversa da una Bugatti. Nella guida al limite il cambio diventa violento. I passaggi da una marcia all'altra mettono alla prova i muscoli del collo. Ma tranquilli, la sintonia con la Huayra arriva subito. Per quanto estrema, potentissima, capace di giocare con i cordoli, rimane un'auto orientata alla sicurezza, affidabile. È Orazio che la vuole così. Tu mi dici sempre che le tue macchine devono essere sicure. Vedi, queste macchine vanno in mano a persone che non sono Hamilton, cioè vanno in mano a persone come noi che ci vogliamo divertire. Noi dobbiamo pensare, cioè il costruttore deve essere fortemente responsabile e non deve pensare alle performance in senso assoluto, ma deve pensare alla sicurezza della macchina. Alla fine non puoi che dargli ragione, basta saper guidare, non serve essere piloti. Merito anche di freni pazzeschi e dell'aerodinamica attiva. Gli elementi mobili sia davanti sia dietro aumentano il carico in maniera selettiva a seconda delle situazioni e diventano persino un aerofreno. Vederla in azione è quasi ipnotizzante. Freni, imposti la traiettoria, esci dalla curva. Per ogni situazione c'è un loro contributo. Ecco, l'aerodinamica. Questa combinazione fra sospensione anteriore attiva e aerodinamica attiva ti dà, diciamo, la possibilità di sfruttare non soltanto il carico aerodinamico, ma mettere anche la macchina nella condizione migliore secondo quando, come tu la stai guidando. Non c'era niente se non quello che era presente negli aerei. Ecco, tutto questo è stato molto difficile da sviluppare e tutto questo è stato sviluppato da noi all'interno. Lei è affidabile, prevedibile, ha un retrotreno che rimane sempre al suo posto. Ma tranquilli, se avete deciso di divertirvi, lui c'è. Ma in tutte le altre situazioni diventa quasi un prolungamento dell'avantreno. È obbediente, ti asseconda, non ti tradisce mai. Ed è così che la Huayra si è portata a casa il nuovo record di Vairano, unendo forza ed efficacia, leggerezza e determinazione. Ma a suo modo e per come può, si cala anche nella quotidianità. Sa essere comoda. E i lunghi viaggi non sono un'utopia. Un tifone che all'occorrenza è lieve come una brezza. La macchina si chiama Pagani, che era il nome del mio nonno che era un fornaio, del mio bisnonno che era un fornaio, del mio padre, dei miei figli, persone che hanno fatto le cose fatte bene. Io devo cercare di tutelare per quanto possibile questo patrimonio.